sguattera, il cameriere e tutti gli affezionati amici di Shaila Grembiule. Ah, siamo giunti a un nuovo giovedì e oggi per voi ho una piacevole sorpresa, perché ho una nuova amica da presentarvi. Abbiamo una nuova domestica. Ah, lei è la samurai Saruka Grembiula, che arriva da notte dei tempi dell'Oriente. Lei la giardiniera bonsai, lei la cuoca sushi, ah, che tutti i cibi riesce a resuscitare. Ah, e allora diamo il via a questa nuova e prima puntata di questa serva, ah, con le sue arti estreme. E attenzione, perché chi la conosce, ah, la teme, e chi la incontra, guai potrà incontrare. Ah, e allora ecco, solo per voi, per il popolo, ah, di YouTube di Shaila Grembiule, la domestica samurai Saruka Grembiula. Arigato! Serva samurai Saruka, ah, Grembiula, ah, io avere 667 anni, ah, ah, portare molto bene i miei anni, ah, io bere tanto sake, ah, oh non so che, ah, quante ne ho fatte io, quante ne ho da raccontare, oh io in 2001, ah, Mr. Tarantino-san a chiedere a me di fare film per lui, sì, in Kill Bill, ah, oh, Tarantino chiedere a me, ah, sì, ma io direi Tarantino, io serva Sugno, oh, no attrice, ma lui insistere, tu fai Kill Bill, ah, io dico no Kill Bill, al massimo io fare, Pulp Fiction, ah, ma lui insistere con me, tu fare Kill Bill, e io no Kill Bill, ah, io fare Pulp Fiction, sì. No, insisteva Tarantino-san, tu Kill Bill, no Pulp Fiction, no Debbie, dobra, ah, ma Pulp Fiction già ha girato, e Kill Bill no. Ma poi lui improvvisamente, ah, guardare, ah, i miei bellissimi piedini, lui trovato interessante i miei piedini, lui non più essere incappato, ma molto molto distratto, ah, io allora svelta, svelta, dato prima il colpo, poco ti vede, e poi un bel, oh, pum, colpo di male, ah, lui poi non essere molto più incappato. Oh, bonsai, oh, bonsai. Ah, altra storia da raccontare, perché correva 1632. Io lavoravo nella grande corte dell'imperatrice e un giorno la potente imperatrice chiede a me in cucina, tu oggi cucinare per me carpa. Oh, carpa, voi sapete essere pesce molto cattivo, o pesce molto aggressivo. Oh, e allora da lì inizia una grande guerra combattiva con carpa e la mia scarpa. Ah, perché quando grande carpa usciva dall'acqua, io davo scarpa, e carpa scappava, io davo carpa, e scarpa, ah, e io carpa, e scarpa, e capa, e scarpa, e correva, ah, e quando usciva, e tornava, e la carpa, e la scarpa, e... Beh, insomma, ve la faccio breve, io alla fine portare a tavola l'imperatrice, ah, no carpa pesce, mamma mia, scarpa sushi, ah, ma imperatrice è molto incappata con me, e allora punire la sua serva geisha, ah, ah, io ridere tanto, io sì, mi ricordo, perché mi fece fare tanto solletico, ah, io ridevo come una geisha, ah, perché io soffrire il solletico sotto i miei piedini, ah, che tortura, ah. Ah!
1972 essere serva samurai alla casa del tè di Kyoto. Io essere molto brava. Ah, molto bravissima geisha. Ogni tanto però essere un po' pasticciona. A me piacere tanto te. Ah, cos'hai capito? Non te. Ah, tè da bere, sì. Io bere durante il giorno tanto tè, buono tè. Ah, però tanto tè, a me fare tanta plin plin, sì. Ah, io dovrei lavorare, ma prima bere tè di ogni lavoro. E prima di lavorare poi andare a fare tanta plin plin, sì. Ah, tanto buono tè, tanta plin plin. Un giorno io servire i miei padroni, portare a loro grande tè caldo. Oh, grande cultura giapponese, io. Ma io prima di portare tè, scappare tanta plin plin. Allora io cosa pensare che prima di portare tè ai miei padroni, io bere altro tè e poi andare a fare tanta pipì. Ah, quando io tornare in sala cliente però, mia padrona, essere molto incappata. Padrona, moltissimo incappata, solo perché io ho preferito bere prima tanto tè e poi fare tanta plin plin prima di portare tanto tè a loro. Allora essere molto incappata con me e tanto essere torturata molto e non essere molto buona con me, perché io essere brava geisha solo perché io bevo tanto tè e fare tanta plin plin. Punire me non essere giusto. No, io combatto per la gloria, sì, e per la libertà. Ah, e insomma, torturare me facendomi bere tanto tè ma non potermi fare tanta plin plin è problema per me, non poter fare tanta plin plin. Ah, arigato. Ah, ma adesso è arrivato il momento dove io mi devo ritirare nel mio giardino zen. Ah. Un altro giovedì in guanti, grembiule, se n'è andato, e anche Sakura Grembiula, la serva samurai, se ne andrà, ritornerà qui, chi lo sa, lo saprà solo Grembiula. E allora, popolo di cielo in grembiule, tanti baci in grembiule e vi aspetto giovedì prossimo sempre per altre entusiasmanti puntate di Shaila in grembiule. Saruka Grembiula, Sakaki Samurai, Samurai Sakura Grembiula, Grembiule, ah, i guanti, e mentre parlo lì li tolgo, se n'è andato, e anche Saruka. Sakura o Saruka adesso, com'è? Saruka, perché Sakura era quella che hai scritto tu, io mi sono inventata un Saruka. No, quello non si può dire. Ah, non me ne voglia Tarantino, l'ho chiamato Tarantino. Ah, ma magari lavorare per Tarantino un giorno, ah? E allora? Oh, pronti, chuck, action. Scarpa! Ah, e vaffanculo! Io ogni volta che carpa esce da acqua, io colpisco con scarpa. Ogni volta che carpa esce, qui è come là, la capra campra e sotto la pacca la capra crepa, una roba del genere qua. Io colpisco con scarpa, ogni volta che carpa esce da acqua, io di nuovo con scarpa. Con la carpa esce scarpa. Scarpa, e va, poi carpa, carpa, e va a fanculo, carpa esce dal, sparisce dall'acqua, e allora quando torna io gli do un'altra scarpata, guerra con carpa, con scarpa, scarpa contro scarpa, carpa, scarpata, a me piace bere tantissimo plin plin, troppo plin plin. Essere serva samurai alla casa della non la ricordo che casa era.